Podcast. Nella storia del cinema esistono degli anni di grazia, nei quali un gruppo di talenti concentrati in uno stesso ambiente si trova nelle condizioni di esprimersi al meglio. Sono quei momenti rari ma determinanti in cui gli artisti e l'industria trovano una perfetta sinergia, e in nessuna cinematografia come in quella hollywoodiana questi due elementi appaiono indissolubili. Prendiamo ad esempio la cerimonia degli Oscar, i premi con cui l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences celebra se stessa. Nell'edizione del 1975 i candidati come miglior regista erano Francis Ford Coppola per Il Padrino parte seconda, Roman Polanski per Chinatown, Bob Fosse per Lenny, John Cassavetes per Una moglie e François Truffaut per Effetto notte. The directors nominated are Roman Polanski for Chinatown, François Truffaut for Day for Night, Francis Ford Coppola for Godfather Part 2, Bob Fosse for Lenny, and John Cassavetes for A Woman Under the Influence. Round of applause. Okay, the winner is... The winner is Francis Ford Coppola for The Godfather Part 2. Hollywood Story. Come nasce il sogno del cinema? Un podcast di Antonio Monda. L'età dell'oro. Insieme ai primi tre film realizzati all'interno degli studios, ottenevano quindi la nomination uno dei più grandi registi indipendenti americani, Cassavetes, e il più venerato tra i cineasti francesi, il cui film vinse poi nella categoria denominata all'epoca miglior film in lingua straniera. E le tre pellicole prodotte dagli studios ottenevano candidature anche come miglior film, e a loro si aggiungevano un'altra opera di Coppola, La conversazione, L'inferno di cristallo di John Guillermin, impeccabile film catastrofico di intrattenimento, ma certo non un'opera d'arte. L'anno successivo, i registi candidati sono stati Miloš Forman, Qualcuno volò sul nido del cuculo, Robert Altman, Nashville, Sidney Lumet, Quel pomeriggio di un giorno da cani, Stanley Kubrick, Barry Lyndon e Federico Fellini, che con Amarcord vinse anche lui nella categoria miglior film in lingua straniera. Se oggi rimaniamo ammirati da quei due anni di grazia, è bene ricordare che prima c'è stato un picco di qualità ancora più alto. Tra il 1939 e il 1941 sono usciti sugli schermi diversi film straordinari, capeggiati da due capolavori diversissimi tra loro, cioè Quarto potere di Orson Welles e Via col vento, firmato da Victor Fleming, ma diretto in parte anche da George Cukor e Sam Wood. Donna, a casa mia, e troverò un modo per riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno. La lista di capolavori di quegli anni è impressionante, e ne ricordiamo alcuni. Il mistero del falco di John Huston, Il grande dittatore di Charlie Chaplin, Il mago di Oz di Victor Fleming, Ombre rosse, Alba di gloria, Com'era verde la mia valle, Furore, Lungo viaggio di ritorno e La via del tabacco di John Ford, Strada maestra, I ruggenti anni venti, Bionda fragola e una pallottola per Roy di Raoul Walsh, Fantasia, Dumbo e Pinocchio di Walt Disney, Donne e scandalo a Filadelfia di George Cukor, I dimenticati, Lady Eve e il grande McGinty di Preston Sturges, I misteri di Shanghai di Joseph von Sternberg, Il sospetto, Il prigioniero di Amsterdam e Mr. e Mrs. Smith di Alfred Hitchcock, La signora del venerdì, Colpo di fulmine, Il sergente York e Avventurieri dell'aria di Howard Hawks, Duello mortale di Fritz Lang, Mr. Smith va a Washington di Frank Capra, Piccole volpi e cime tempestose di William Wyler, Elsa Poppin di H.C. Potter, Ninochka e Scrivimi fermo posta di Ernest Lubitsch, che l'anno successivo avrebbe diretto il meraviglioso Vogliamo vivere, sciagurata traduzione italiana di To be or not to be. Se ci spostiamo in Europa, già nel pieno del conflitto, scopriamo che Michael Powell ha realizzato Gli invasori e Jean Renoir quel capolavoro che è Le regole del gioco, mentre in Giappone troviamo Fratelli e sorelle della famiglia Toda e La storia dell'ultimo crisantemo di Yasuhiro Ozu e I 47 Ronin ribelli di Kenji Mizoguchi. Non si può dire che in Italia ci fosse una situazione ugualmente entusiasmante. I titoli più interessanti sono Teresa Venerdì di Vittorio De Sica, L'assedio dell'Alcazar di Genina,
la corona di ferro di Blasetti e Piccolo mondo antico di Soldati. Ho scelto di dilungarmi su queste liste di film per evidenziare come, nel caso di Hollywood, opere magnifiche siano state realizzate proprio all'interno di un sistema industriale, una catena produttiva che nell'arco di 2 anni ha consentito a diversi registi di realizzare anche più di un film, a John Ford addirittura 6. Può stupire che Victor Fleming sia riuscito a portare a termine una produzione importante come Il Mago di Oz nello stesso anno di Via col Vento. Ma senza nulla togliere alla sua grandezza, il vero responsabile del colossal ambientato durante la guerra di secessione americana è il produttore David O. Selznick, cosa che ribadisce la duplice realtà della fabbrica dei sogni, industriale e visionaria, finanziaria e artistica. Proprio l'adattamento del romanzo di Margaret Mitchell rappresenta più di ogni altro quel modo di far cinema, insieme a Quarto Potere, cui è complementare e per alcuni versi antitetico. Se Via col Vento testimonia la vetta della qualità hollywoodiana, il capolavoro di Orson Welles ne rappresenta l'eccezione e, per alcuni versi, la negazione. Ma andiamo con ordine. Nel 1936 Margaret Mitchell diede alle stampe il romanzo Gone with the Wind, che diventò immediatamente un bestseller planetario. Il libro ha tutti gli ingredienti del successo: l'ambientazione storica durante la guerra civile, la fine di un mondo che si ostina a resistere, una grande storia d'amore e una serie di personaggi indimenticabili, a cominciare da Scarlett, per noi italiani Rossella o Ara, Rhett Butler, Melania e Ashley. E soprattutto propone una prospettiva rovesciata, perché il punto di vista adottato è quello degli sconfitti, i ricchi e privilegiati sudisti, affascinanti quanto si vuole, ma diciamolo chiaro, schiavisti. Quel produttore geniale e tirannico che è stato David O. Selznick intuì immediatamente le potenzialità del romanzo. Ne acquistò i diritti per una cifra record per quell'epoca di $50,000 e propose il film alla Warner Bros., non trovando però un accordo soddisfacente. Decise così di rischiare in prima persona, producendolo da indipendente e cedendo la distribuzione alla Metro-Goldwyn-Mayer. Le riprese iniziarono ben 2 anni dopo il previsto, perché Selznick voleva a tutti i costi Clark Gable nel ruolo di Rhett Butler, in effetti perfetto per la parte. Per trovare la protagonista femminile vennero fatti oltre 1400 provini, anche con star di prima grandezza come Bette Davis o Katharine Hepburn. Dopo un'estenuante selezione rimasero in ballo Paulette Goddard e Vivian Leigh. La spuntò la seconda, anche perché la Goddard non riuscì a dimostrare di essere sposata con Charlie Chaplin, dettaglio inaccettabile per Louis B. Mayer della MGM. Neanche la Leigh era all'epoca sposata con Laurence Olivier, ma a Hollywood della coppia non si sapeva nulla e il suo leggero accento inglese caratterizzava bene l'immagine di donna patrizia del sud degli Stati Uniti. That I present the Academy Award for the best performance of an actress in supporting role during 1939. Per il ruolo di Mami, che valse a Hattie McDaniel il primo Oscar attribuito a un'attrice afroamericana, si scomodò persino Eleanor Roosevelt, la moglie del presidente, che aveva suggerito invano a Selznick di scritturare la propria governante. Dopo aver scritto personalmente la prima stesura, Selznick affidò la sceneggiatura a Sidney Howard, chiedendo parallelamente a 8 script doctor, tra cui Francis Scott Fitzgerald, di revisionarla. Howard morì prima che Via col Vento fosse proiettato e una leggenda hollywoodiana sostiene che sia deceduto a causa del film. Il produttore esigeva che il risultato fosse esattamente quello che lui aveva in mente e che la pellicola non durasse troppo. Riuscì solo nel suo primo intento, perché Via col Vento finì per durare 238 minuti, quasi 4 ore. Per la regia fu scelto George Cukor, ma venne licenziato dopo 3 settimane perché considerato poco incisivo nel plasmare i personaggi maschili. Se vogliamo tradurre brutalmente il linguaggio hollywoodiano, si intendeva che né il produttore né Clark Gable avessero fiducia in un regista omosessuale. Inoltre, più che un regista, Selznick voleva un brillante esecutore che traducesse in immagini quello che lui e soltanto lui aveva in mente. Fu chiamato Victor Fleming, impegnato in quel momento nel montaggio del Mago di Oz. Anche lui subì un tale stress che ebbe un esaurimento nervoso e per alcune settimane fu sostituito da un terzo regista, Sam Wood, e poi persino dallo scenografo William Cameron Menzies. Le riprese, iniziate il 26 gennaio del 1939, durarono 6 mesi e cominciarono con la sequenza dell'incendio di Atlanta, una delle più grandiose e memorabili della storia del cinema.
Indimenticabili anche le scene di Rossella, ancora in lutto per la morte del primo marito, che danza vestita di nero. O la macchina da presa che sale verso il cielo e rivela una distesa sconfinata di cadaveri. O ancora lei che, ridotta in miseria, si veste cucendo la stoffa delle tende della propria casa. E poi i grandiosi duetti con Red Butler. Vi è sfuggito che da qualche tempo l'amicizia che nutro per voi si è mutata in un sentimento profondo. Un sentimento più bello, più puro, più elevato. Posso osare di chiamarlo amore? Alzatevi in piedi, non mi vanno gli scherzi volgari. Ma è un'autentica proposta di matrimonio fatta nel momento che mi sembra più opportuno. Devo cogliere l'occasione fra un marito e l'altro. Siete volgare e villano. Questo colloquio è durato anche troppo. E poi non mi risposerò mai. Ma sì, invece. Sposerete me. Voi? Voi? Non vi amo. E non mi piace il matrimonio. Sbagliate perché può essere piacevole. Il film è lussuoso e impeccabile in ogni dipartimento, a cominciare dalla fotografia in Technicolor di Ernest Galler e Lee Garms e la musica di Max Steiner. La promozione fu grandiosa come il prodotto, tanto che per la prima ad Atlanta si riversò in città oltre 1 milione di persone per il solo piacere di dire «io c'ero». Non parteciparono invece all'evento Victor Fleming, offeso perché Selznick definì il film una realizzazione di 5 registi diretti dal sottoscritto, e nemmeno Hattie McDaniel, che non fu fatta entrare in sala per via delle leggi razziali ancora vigenti in Georgia. Selznick impose il costo di $10 a biglietto, un prezzo 20 volte più caro del normale, e fu un successo senza precedenti. Al cambio odierno il film avrebbe incassato 3 miliardi e 300 milioni di dollari, e c'è un cinema ad Atlanta che continua a proiettarlo ininterrottamente dal 1939. Di recente è stato posto un cartello all'inizio del film che prende le distanze dall'implicita simpatia per quel sud schiavista e dalla caratterizzazione stereotipata della gente di colore. Ma ogni polemica lascia il posto alla qualità e all'arte. Questa storia nata da un romanzo popolare ha finito per conquistare anche il mondo intellettuale, come testimonia la scelta di Bernardo Bertolucci di chiamare Tara la tenuta agricola dove è ambientato Novecento. Diametralmente opposta alla vicenda di Citizen Kane, scritto, diretto e interpretato da Orson Welles. Prima di raccontare la storia avventurosa e per alcuni versi drammatica del film, è bene soffermarsi un attimo sul titolo italiano, Quarto Potere, che sposta il baricentro sulla stampa, tradendo di fatto il senso ultimo di questo capolavoro, che vuole essere in primo luogo il ritratto di un americano, come del resto era intitolata la sceneggiatura utilizzata durante le riprese. È noto che il Charles Foster Kane del film non è altri che il magnate dell'editoria William Randolph Hearst, ma sono numerosi gli elementi che ci suggeriscono un processo di identificazione di Welles con il suo controverso protagonista. Orson, il regista, era un uomo larger than life, più grande della vita, straordinario, non meno di Kane. Ed è avvilente pensare che dopo questo esordio geniale abbiamo potuto ammirare soltanto a sprazzi il suo incredibile talento. Il film successivo, L'orgoglio degli Amberson, è stato rimontato, anzi massacrato al montaggio da Robert Wise, e tutti i film seguenti, realizzati quasi sempre in circostanze di fortuna, hanno mostrato solo a tratti di cosa fosse capace questo uomo di cinema potente e visionario, che venerava più di ogni altra cosa la propria libertà. In questo era profondamente, imprescindibilmente, americano. Buona parte della forza di Quarto Potere sta nel fatto che è impossibile dare un giudizio univoco sul protagonista. Kane è affascinante e repellente, cinico e romantico, grandioso e meschino, arrogante e pieno di fragilità. Si deve alla geniale inventiva di Welles anche la strepitosa fotografia di Greg Toland, assolutamente rivoluzionaria per l'uso della profondità di campo, così come le soluzioni di montaggio che lasciano ancora bocca aperta per la loro modernità. Basti pensare a come viene raccontato il deterioramento del primo matrimonio di Kane attraverso il montaggio di una serie di colazioni tra il protagonista e sua moglie. Ti prego, Susan, d'ora in avanti tutto andrà nel modo che tu desideri. Non come io credo che sia, ma come vuoi tu. Non andartene. Non puoi farmi questo. Ah, ecco. Ti cuoce solo l'affronto che ti faccio.
Io non conto affatto. Quello che provo non importa. Certe cose a te non si fanno. Io invece le faccio. Citizen Kane è dunque l'esempio assoluto di film personale realizzato a Hollywood, dove in quegli anni la sola idea di cinema d'autore era inconcepibile. Sull'onda del travolgente successo ottenuto in teatro e nelle trasmissioni radiofoniche, Welles aveva firmato un contratto con la RKO che gli consentiva di essere insieme protagonista, sceneggiatore, regista e produttore. Il compenso era di $50,000 immediati e il 20% degli incassi lordi per la realizzazione di 3 film, ma soprattutto godeva di un'inedita, assoluta libertà artistica. Welles aveva voluto e ottenuto per il film gli attori del Mercury Theatre, che dirigeva insieme a John Houseman. Anche in questo caso è lunghissima la lista di scene memorabili. Personalmente preferisco quelle in cui Kane scopre che il miglior amico sta stroncando su un giornale di sua proprietà la moglie attrice, dopo una performance disastrosa. Dopo averlo licenziato, conclude lui la recensione, continuando a stroncarla. Giudicare il suo canto, per fortuna, non è di nostra competenza. Per quanto riguarda la sua recitazione, non si può assolutamente fare a meno di... Continui. Continui. Non c'è altro. Per quanto riguarda la sua recitazione, non si può assolutamente fare a meno di dire che a parere dello scrivente è un autentico disastro. Ha sentito, signor Bernstein? Questo è quello che pensa. Io non l'ho letto. Qui non c'è, signor Bernstein, ma lo dico io. Ma signor Kane, non... Dov'è una macchina da scrivere? Finirò io l'articolo del signor Leland. François Truffaut ha dichiarato di appartenere a una generazione di cineasti che hanno deciso di fare film vedendo Citizen Kane. E insieme alle folgoranti soluzioni di regia, il regista francese ne amava certamente anche l'indipendenza intellettuale e artistica. A differenza di Via col vento, questo capolavoro fu un fiasco al botteghino, anche per il boicottaggio operato da William Randolph Hearst, che offrì $800,000 per farne distruggere i negativi. Via col vento ebbe 12 nomination agli Oscar e ne vinse 8. Quarto potere, con 9 candidature, vinse solo la statuetta per la sceneggiatura. Soltanto una persona dotata di genio poteva realizzare a soli 24 anni un film che, oltre a tutti i pregi formali, rivela una concezione dell'esistenza matura e per molti versi profetica. È lui stesso ad aver dichiarato che dall'apice raggiunto da giovane con quel film ha iniziato una lunga e irreversibile discesa. Ed è forse da leggere nella chiave dell'immedesimazione anche lo scambio di battute nel finale dell'Infernale Quinlan, quando il protagonista va a trovare una cartomante interpretata da Marlene Dietrich. Oh, avanti, leggimi il futuro. Tu non ce l'hai. Che vuoi dire? Quello che avevi l'hai gettato via. Torna a casa, capitano. Hollywood Story, come nasce il sogno del cinema, è un podcast scritto e narrato da Antonio Monda, a cura di Irene Noli e Valentina Tosoni. La supervisione editoriale è di Anna Silvia Zippel. Per Accenture Mediatech, in produzione Paolo Prosperini. Editing e suono di Giacomo Aloisi. Una produzione, One Podcast.